investe ciascuno di noi con il battesimo. Infatti, ogni cristiano rimane indelebilmente segnato quale proprietà di Dio in Cristo nello Spirito. All'interno di questa vocazione cristiana ci sono vocazioni e missioni molteplici che trascendono i doni e le qualità offerte a tutti nel battesimo e che proprio per questo richiedono un nuovo intervento dello Spirito. Siamo qui per invocare lo Spirito che, attraverso la mediazione della Chiesa, consacra Suor Margaret, Suor Fidel e Suor Maria per una vita povera, verginale ed obbediente. Nel tessuto di questa Chiesa locale, il carisma della fondatrice Madre Francesca, che ha voluto le sue figlie pienamente fedeli all'amore del Padre, da trasmettere ad ogni ceto di persone attraverso le strade concrete della catechesi e del servizio, possa, attraverso queste giovani, rimanere acceso e consegnato alla storia. Disponiamoci in piedi ed accogliamo la processione intruitale. In essa viene portato l'Evangeliano, sul quale le candidate pronunceranno la formula della professione perpetua e temporanea. Uniamoci al canto che trovate in fondo al libretto. Thank you.
preghiamo Dio nostro Padre perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. E voi, sorelle, che già consacrate a Dio mediante il battesimo, volete unirvi più intimamente a Lui con la professione perpetua, rivivete con questa celebrazione il mistero della sua Pasqua. La vostra vita sia un sacrificio spirituale, santo e gradito a Dio. Gloria a te, o Dio, che attraverso le acque del Mar Rosso hai costituito un popolo unendolo a te con un patto di eterna alleanza. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Cristo, sposo della Chiesa, da cui fianco è sgorgata la salvezza, fonte di riconciliazione e di vita. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Spirito, che hai fatto di noi una sorgente di acqua viva che zampilla per la vita eterna. Gloria a te, Dio onnipotente, che in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura ad essere segno del battesimo, benedici questi tuoi figli e fa che sepolti con lui possano camminare in una vita nuova. Benedici Sor Margaret, Sor Fidel, Sor Maria, perché emettano la professione perpetua con animo libero e gioioso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oh.
Dio che di l'amore verso di te verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seduti, partecipiamo alla liturgia della parola. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Comportatevi dunque in modo degno
sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse comportato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Per annunciare ad ogni creatura la fede.
carissime sorelle, due di voi questa sera faranno la professione perpetua e una sorella la professione temporanea. Ma c'è un bellissimo suolo di sorelle, la maggior parte, la quasi totalità, ha fatto i voti perpetui e alle mie spalle numerosissimi presbiteri che hanno ricevuto l'ordinazione sacerdotale. Potremmo dire che qui c'è un surplus di Spirito Santo che viene donato, che è stato donato e che viene donato abbondantemente su queste vite. Ma tutti, in quanto battezzati, abbiamo ricevuto questo dono, il dono dello Spirito Santo. Ci siamo fatti mai la domanda perché? Qual è il motivo profondo? Qual è il motivo più sostanziale per questa abbondanza di Spirito Santo? E qual è particolarmente per voi, sorelle, questa sera il voler vivere i consigli evangelici per annunciare ad ogni creatura la fedeltà dell'amore del Signore? Ve lo siete mai chiesti? Ce lo siamo mai chiesti? La risposta ce la dà la liturgia di questa domenica, una risposta terribile. Ci è dato questo dono dello Spirito Santo per far sì che i nostri pensieri diventino i pensieri di Dio. Ma quanto è difficile, anzi, quasi impossibile. Le mie vie non sono le vostre vie, avete ascoltato la prima lettura. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. E come è alto il cielo sulla terra, così le mie vie sono alte sopra le vostre vie, i miei pensieri alti, oserei dire pensieri altri sopra i vostri pensieri. Il Vangelo, dobbiamo riconoscerlo, nonostante le nostre consacrazioni, nonostante il vostro dono, il nostro dono, la nostra buona volontà, nonostante l'impegno di tutti, per noi diventa impossibile, perché è sempre al di là, è sempre più grande di noi, è sempre più esigente di quello che noi possiamo immaginare di vivere. La pagina del Vangelo ci ha fatto inorridire, anzi più di noi inorriderebbero i sindacati, perché sicuramente è impossibile che chi riceve il denaro per un'ora di lavoro possa poi, anche chi ha portato il peso della giornata, ricevere lo stesso prezzo, lo stesso stipendio. Ma questa è la giustizia umana, ma la giustizia di Dio è un'altra cosa, è totalmente altra, e dobbiamo sfruttarla questa giustizia di Dio. Questo modo di pensare di Dio resta sempre una scrutazio da fare dentro il nostro cuore e attraverso le scritture. Perché? Diciamoci la verità, del nostro Dio ne abbiamo fatto un Dio meritocratico. Ti do 30 Padre Nostro se tu mi fai questo e così io mi salvo. Ti do questo fioretto così io sono più vicino a te. No. Non è questa la strada. Non è questa la strada. Il Vangelo questa sera ci dice che Dio dà quello che vuole a chi vuole e nessuno di noi deve essere invidioso. Quanto è vero a questo all'interno di un presbiterio? E quanto è vero dentro la vostra comunità, dentro la vostra congregazione? Non potete essere invidiose l'una dell'altra. Magari qualcuno
succede qualcosa di più di un'altra, e beh, qual è la logica se non la logica di Dio? Ma la logica di Dio non è la nostra logica. Quindi, care sorelle, volete consacrarvi, fate pure, ma è un rischio, è un bel rischio, è un rischio che volete correre, e io vi invito a correre questo rischio, perché incosciente prima di voi sono stato io e i miei confratelli qui e le vostre consorelle qui, e in questa comunione di incoscienti possiamo farci coraggio l'uno con l'altro, e qui, invece che l'invidia, l'amore, la fraternità, la pace, la gioia, facciamoci coraggio l'uno con l'altro e camminiamo insieme sulle vie di Dio, che si vedono a malapena. Le vie di Dio si vede il primo passo, poi quello che viene dopo è difficile vederlo, il secondo passo dopo, il terzo piano piano, ma si tratta di scrutare, di essere attenti, di essere vigilanti. E questo augurio che io vi faccio con tutto il cuore, lo faccio a voi, ma nella predica l'ho fatta prima a me, ai miei fratelli sacerdoti, alle vostre consorelle e a tutti i fedeli che questa sera sono qui riuniti, perché le vie di Dio non sono le nostre vie, ricordiamocelo sempre, i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. E Dio ci conceda che quando arriveremo a bussare a quella porta, spalancandosi quella porta, il Signore ci possa dire: forse un pensiero è azzeccato, vieni, servo buono e fedele. Amo. Rimaniamo seduti. Il rito continua con il dialogo tra le candidate e l'arcivescovo. Viene loro chiesto se sono disposti a consacrarsi più intimamente a Dio con la professione dei consigli evangelici e da praticare la perfetta carità secondo il carisma delle suore della Santa Famiglia. Sorelle carissime, con il sacramento del battesimo siete già morte al peccato e divenute creature nuove. Ora con la professione volete impegnarvi totalmente nella ricerca di Dio, dei suoi pensieri, delle sue vie e nell'amore ai fratelli, quale segno della speranza e non tramonto. Sì, lo voglio. Volete con la grazia di Dio seguire Gesù Cristo e testimoniare il suo Vangelo nell'obbedienza totale alla volontà del Padre, secondo l'esempio di Maria e di Giuseppe? Sì, lo voglio. Volete annunciare il regno di Dio nella comunione fraterna, nella condivisione dello stile di vita scelto per la grazia dello Spirito da Madre Francesca? Sì, lo voglio. Volete, sostenute dalla potenza dello Spirito, donare la vostra vita in povertà, castità e obbedienza per esprimere un'autentica maternità spirituale e un servizio incondizionato ai fratelli e alle sorelle? Sì, lo voglio. Dio Padre, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento nello Spirito Santo fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. In piedi per la supplica intanta. Sorelle e fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre ricco di grazia e di misericordia, perché per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, uomo giusto, e di tutti i santi, sostenga il nostro cammino di fede e confermi saldo il proposito di queste nostre sorelle,
che ha chiamato la seguita di Cristo suo figlio nell'istituto delle suore della Santa Famiglia di Penne. Signore, mi ama.
perché le nostre sorelle, Sor Margaret, Sor Fidel, Sor Maria, vivano nella fedeltà al tuo servizio e nella disponibilità alla comunione fraterna, per Cristo nostro Signore. Amen. È il momento culminante del rito. Ora le candidate davanti alla Chiesa pronunceranno la formula di professione dei consigli evangelici, segno della perpetua alleanza con Dio ed espressione amante di tutta la loro esistenza. Subito dopo, l'Arcivescovo le consacrerà in questo loro proposito, perché la loro volontà di vivere in castità, povertà e obbedienza sia ratificata, fortificata dallo Spirito di Dio lungo tutto il loro cammino. Prepariamoci a questo momento con un profondo raccoglimento ed un breve silenzio. Rimaniamo in piedi. Accompagnano il mio cammino fino al giorno.
Dio, meri o amar guadagnamo, consapevole del mistero della volontà divina, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, accogliendo l'invito del Padre e animata dallo Spirito Santo, prometto di donare la mia vita nella Chiesa, perché sia segno e testimonianza del Vangelo. Pertanto, davanti a voi, sorelle della mia famiglia religiosa, davanti alla Madre Generale, Sor Filomena Genga, presente l'Arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, liberamente, volontariamente e con conoscenza di causa, faccio un voto di castità, povertà e obbedienza per un anno, per seguire Cristo a gloria e lode di Dio Padre. Prometto di vivere la fraternità nella vita in comune, la conformazione al Signore Gesù e l'annuncio del Vangelo secondo le costituzioni delle suore della Santa Famiglia e il carisma di Madre Francesca. La grazia di Dio, l'intercessione della Santa Famiglia e l'amore di voi sorelle accompagnino il mio cammino fino al giorno delle nozze eterne, in cui Dio sarà tutto in tutti. Amen. Signore, confidando nella tua parola, ti do la mia parola. Prima di tornare al suo posto, ogni professa si reca dinanzi all'icona della Santa Famiglia e accende un lume, segno della sua vita che arde e si consuma nell'amore al Signore e nel servizio ai fratelli, secondo la spiritualità di Nazareth. Thank you.
innalzi a te il canto della nostra lode. Tu con un infabile amore, per mezzo del tuo verbo dello Spirito Santo, hai creato l'umana famiglia e nella tua infinita bontà l'hai voluta unire a te in comunione di vita per adornarla come sposa con lo splendore della tua immagine e con i doni della vita eterna. E quando per l'inganno di Satana infranse il vincolo della sua fedeltà, tu non l'hai esclusa dal patto nuziale, ma spinto da eterno amore hai rivelato in Noè, tuo servo, l'antico patto di alleanza. E quando venne la pienezza dei tempi, dalla radice di esse hai fatto nascere la Vergine Maria, che adombrata della tua potenza per opera dello Spirito Santo, dal suo grembo virginale diede alla luce il Redentore del mondo. Egli, povero, umile, obbediente, divenne fonte e modello di ogni santità, fondò la Chiesa, sua sposa, e l'amò di così grande amore da offrire se stesso per lei e santificarla con il proprio sangue. E tu, Padre Santo, con disegno provvidenziale hai voluto che innumerevoli tue figlie seguissero il Cristo come discepoli e fossero elevate alla dignità di sue spose. Ti supplichiamo umilmente, Padre, manda lo Spirito Santo su queste tue figlie, che alimentino la fiamma del proposito che tu hai acceso nel loro cuore. Risplenda in loro il candore del battesimo e l'innocenza della vita. Aderiscano a te con fervore di carità, fortificate dal santo vincolo della professione. Custodiscano fedelmente l'unione a Cristo, unico sposo, con generoso amore amino la Chiesa, nostra madre, e nella carità di Cristo abbraccino tutti i fratelli, testimoniando la speranza dei beni celesti. Signore Padre Santo, nella tua misericordia, guida i passi di queste tue figlie, proteggile nel loro cammino, perché davanti al tribunale dell'Eterno Re non temano le parole del giudice, ma riconoscano la voce dello sposo che li invita alla gioia delle nozze eterne per Cristo nostro Signore. Consegna alle neoprofesse le costituzioni, il crocifisso, l'immagine della Santa Famiglia, il velo blu. Figlie carissime, con gioia vi accolgo nella nostra famiglia. Insieme spezzeremo il pane della parola e dell'Eucaristia. Insieme condivideremo gioie e dolori per essere sorelle di ogni persona. Se con Cristo noi moriamo, con Lui anche vivremo. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Ricevi le costituzioni e i regolamenti, eredità spirituale della nostra fondatrice Madre Francesca, figlie di questa storia, responsabili di questa parola noi donata, ci nutriremo di essa, cercando Dio e la sua sapienza, da comunicare ad ogni ceto di persone. Ricevi
misteri il crocifisso Gesù, morto per amore, per te e per ogni uomo. Lo porterai sulle strade del mondo, disponibile ad un servizio senza risparmio, per annunciare ai fratelli il suo lieto messaggio. Ricevi l'immagine della Santa Famiglia, segno della fedeltà e gratuità di Dio e della sua incarnazione, che continua a sposare nel tempo l'umanità. Ricevi il velo blu. Da ora, ogni tuo giorno, sia come un grembo virginale che genera e rende visibile su ogni strada il regno che viene, così come hanno fatto Gesù, Maria e Giuseppe. Le giovani promesse sono per sempre consacrate a Dio per svolgere la loro particolare missione nella Chiesa, secondo il carisma dell'Istituto. Esprimiamo la nostra gioia ed il rendimento di grazie al Signore che ci ha donato di contemplare le meraviglie del suo amore. Le neoprofesse, intanto, abbracciano le sorelle presenti, in segno di piena comunione con ciascuna di loro. Thank you.
Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. E Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, illumini il suo cammino mirabilmente, la guidi e la proteggi, con la potenza del tuo Santo Spirito, gli assicuri il tuo sostegno, ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Egli nella notte in cui veniva tradito,
prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo,
Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
Thank you.
Guida e sostieni, oh Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio Padre sorgente, principio di ogni benedizione, che vi ha chiamato alla sequela del suo Figlio, illumini e vi sostenga nella vostra vocazione. Amen. Il Signore Gesù, luce che splende nelle nostre tenebre, vi renda testimoni della sua verità presso i fratelli. Amen. Lo Spirito Santo renda tutte le suore una vera famiglia, lieta nella speranza, forte nella tribolazione, perseverante nella preghiera, sollecita per le necessità dei fratelli. Partecipato a questa divina liturgia, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Maria, sono pronte per camminare, cercare e trovare Dio lungo le strade frequentate da tutti, fortemente consapevoli che ciò che hanno ricevuto va condiviso, annunciato ad ogni ceto di persone, secondo il desiderio della loro fondatrice, pronte ad andare ovunque senza bisaccia né sandali, a rischiare per il Vangelo, ad essere spogliate perché risalti sempre più dono che è il loro per gli altri. Questa comunità parrocchiale che ha accompagnato il loro importante incontro con il Signore li sostenga con la preghiera e la benevolenza, come Maria e Giuseppe si lasciano raggiungere dallo stupore per le cose che si dicono di Lui e per quelle che Lui compie nelle sue creature. Le suore della Santa Famiglia sono liete di invitarvi a condividere un panino nei locali attivi, uscendo dalla chiesa alla nostra destra.